Ciao a tutti, io sono Marta e mi trovo davanti al teatro Tenda Strisce perché l'8 giugno ci sarà il debutto di Obadubidù, lo show sei tu. Venite! Ed eccoci di nuovo qui, ma questa volta siamo all'interno del teatro, ragazzi. Non potete capire, stanno facendo la prima prova generale. Ed ora noi ci intrufoleremo solamente per voi. E il backstage ve lo mostreremo tutto quanto. Venite! Ok, ora seguiteci qui che abbiamo un assodamento. Prego, lei con questa bellissima camicia campagnola, come si chiama? Grazie, beh, non direi campagnola, Vabbè, punto sempre sul classico, però sì, questa volta un look un pochino più... Ci piace, ragazzi, ci piace. E come ti chiami? Alessandro. E sai, cantante, ballerino, attore e basta? Mi presento come cantante. Benissimo, cosa ci canterai quest'oggi? Oggi canterò una canzone di Francesco Renga che è Tracce di te. Wow, ci piace, ragazzi, qua siamo solo i più fighi, cioè non c'è niente. Ciao! Ciao! Ragazzi, oddio mio, ho visto il regista, questa è una cosa esclusiva, correte perché ci scappa, che è una persona molto sfuggente, è difficile da trovare, eccolo, scusi regista. Ciao! Posso qualche domanda? Assolutamente. Che carino! Allora, nome? Il mio nome è Danny Lanza. Benissimo, ora siamo qui dietro, diciamo, le quinte. E che ne pensa di questo cast così a primo impatto? Beh, è un cast indubbiamente molto forte. Sono molto teso per questo primo incontro, sinceramente, ma sono molto soddisfatto perché il cast è abbastanza grintoso, hanno voglia di salire sul palco e credo proprio che questo 8 giugno si avvicinerà sempre di più. Benissimo, io li ho già conosciuti, come vi ho fatto vedere, e devo dire che il nostro regista è un buon intenditore perché ci sono molti bei ragazzi che vi piaceranno sicuramente, ma anche belle ragazze, cioè noi non ci fanno mancare niente. Comunque, io lo so che ora lui non si potrà trattenere, ma dopo... No, infatti... Io ti devo lasciare perché c'è la... Lo so, è super impegnato, ma dopo gli faremo una mega intervista tutta per voi. Eccomi qua, ragazzi. Ora ho un'esclusiva solamente per voi. Intervisteremo tutti i componenti del cast. Andiamoli a conoscere. Benissimo, venite qui. Abbiamo il primo di loro che si chiama... Ciao, sono Piero. Benissimo, che fai di professione? Ballerino. Benissimo, senti, volevo farti qualche domanda così super giù. Certo. Per un ballerino quanto è difficile comunque... intraprendere questa carriera nel mondo dello spettacolo, cose varie? Beh, ovviamente tantissimo, come tutti gli artisti facciamo una vita molto sacrificata e ore di lezione per allenarsi, soprattutto quando si fa uno spettacolo, tante ore di prova per raggiungere un risultato ottimale e dopodiché si va in scena con tutta la grinta possibile. Benissimo, cosa ne pensi dello spettacolo, del cast, come ti sei trovato, diciamo, come primo giorno? Beh, sono molto fiducioso perché conosco sia Alessia che il regista e sono bravissimi artisti e confido molto in loro. Benissimo, e ragazzi, lui è un nuovo ballerino che abbiamo conosciuto e speriamo di rivederlo, anzi sicuramente lo rivedremo. Certo. Perché da me potete aspettarvi tutto. Ciao! Ok, ragazzi, siamo di nuovo nel backstage e questa volta andiamo in cerca di talenti. Seguiteci! Ne ho trovato uno qui! Buongiorno! Lei cosa sta facendo? È riscaldamento vocale. Wow! Si presenti, nome e cognome? Alfonso Foffo Russo. Benissimo. Professione? Cantante. Studente. Senti, come ti sei trovato all'interno di questo cast? Ti dirò, per essere il primo incontro molto bene, alcuni di loro li conoscevo già, altri invece li ho conosciuti oggi, però sono rimasto estremamente contento del clima che si è creato già tra di noi. Benissimo, ora andiamo ad una domanda molto più specifica. Ai, aiuto. Tranquillo, non ti uccido. C'è stato di peggio. Per un cantante, diciamo, nell'ambiente del canto, quanto è difficile arrivare al successo nel mondo dello spettacolo o comunque farsi un nome? Ma ti dirò, al giorno d'oggi tanto, perché comunque all'interno di quello che è il panorama musicale gioca un grande ruolo, come in tutto il business, quindi spesso e volentieri si tende a dare più importanza a ciò che più può essere reso commerciale che alla qualità in sé del prodotto, cioè meglio
scegliere qualcosa che si riesce più a vendere, mentre secondo me bisognerebbe preferire qualcosa che è di qualità e lavorare su quello. Secondo me questo è l'errore grande, poi non lo so, dall'alto della mia umiltà. Giustissimo. Senti, invece oggi con che pezzo ci delizierai? Con Canto anche se sono stonato di Lelli Luttazzi. Wow, benissimo. Grazie. Dai, lo salutiamo e spero, anzi sicuramente lo rivedremo presto, perché ricordati, da me ti puoi aspettare tutto. Ora andiamo a cercare... ne ho trovata un'altra. Buongiorno. Posso rubarle qualche minuto? Sì, prego. Benissimo, allora intanto vuoi dirci il tuo nome? Manuela. Benissimo, professione? Attrice, recitazione, musical. Benissimo. Allora, una domanda vorrei farti, che mi sto facendo, diciamo, quasi tutto il cast. Quanto è difficile, cioè, al giorno d'oggi, per un attore, o un cantante, o un ballerino, raggiungere il successo? Allora, io ti posso parlare personalmente, nel senso è molto difficile innanzitutto perché adesso in Italia stiamo vivendo un periodo sicuramente di crisi, il cinema stesso, il teatro, comunque ci sono veramente pochi fondi, e quindi da questo punto di vista è veramente, veramente complicato. Dall'altra è complicato il mio mondo perché spesso si va avanti con le conoscenze o con le spinte, ma... Giustissimo. Io andrò avanti... Una problematica molto... comunque... molto comune, purtroppo, sì. Però io morirò con la mia dignità e quindi sono contenta così. Speriamo bene. Quale sarebbe il tuo più grande sogno? Il mio più grande sogno sarebbe Broadway. Wow, qui puntiamo in alto, ragazzi. E anche un altro, l'Oscar. Beh, posso dirti una cosa? Credo che se una persona ha un sogno nella vita deve pensare e puntare in alto, perché altrimenti non è un qualcosa che è davvero, che si avvicina alla verità. Insomma, se hai quell'obiettivo è giusto che sia quello più grande. Benissimo, ragazzi, mi si sta sciogliendo il trucco dalle belle parole. No. Comunque, niente. Spero che tutti i tuoi sogni comunque si realizzino e sicuramente, ragazzi, la rivedremo, perché ricordatevi, da me ci si può aspettare di tutto. Grazie. Grazie a voi. Bravissima. Wow, cantante, che l'ho sentita. Grazie. Allora, nome? Veronica. Pezzo che hai cantato? Falling, Alicia Keys. Benissimo. Cosa pensi del cast in generale, dello spettacolo e della performance che hai fatto? Beh, in questo casting ci sono degli artisti fantastici. È stata una giornata bellissima, piena carica di emozioni, e mi aspetto di emozionarmi tanto e di vivermi al meglio tutto quanto, questi artisti veramente meravigliosi. Ragazzi, grazie. Sto piangendo, non ho parole, cioè c'è gente veramente brava, non ho parole. Passiamo oltre, bravissima. Grazie. Benissimo, cosa ci vuoi dire? Ti sei piaciuto di questa performance? Ma abbastanza, sì. Devo cosa dire. Hai cantato? Ho cantato in Fine Gaccio di Alicia Keys. Benissimo. Allora, noi vi salutiamo perché lui deve andare via, però sicuramente ci ritroveremo con lui, con me e con lui.